Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Io sono sempre Federica, anche se ormai penso che molti di voi avranno dimenticato la mia faccia, perché purtroppo sono diversi mesi ormai che sono assente da YouTube. La lontananza dal canale è una cosa che non mi piace assolutamente, sapevatelo, ma da novembre sono diventata una delle volontarie del servizio civile e quindi tutte le mattine dal lunedì al venerdì sono in sede a lavorare. Qualcuno che mi segue su Instagram già lo sa perché posto continuamente video di me che scannerizzo, faccio fotocopie e faccio caffè. Il pomeriggio è il tempo di tornare a casa, pranzo, studio per questo ultimo esame dell'università che nel mio caso non terminerà mai e la sera da brava vecchia zitella crollo a letto distrutta. Quindi davvero ho pochissimo tempo da dedicare purtroppo a YouTube e la cosa mi rattrista molto. Le cose che mi rendono contenta oggi, in questo preciso momento, sono due. Uno, sono andata al parrucchiere e il parrucchiere mi fa queste onde splendide che mi fanno sembrare Ariel. Ma la seconda cosa è che riesco a registrare in questi giorni un po' di video perché ho avuto qualche giorno di ferie e lavoro. Questo video in particolare sarà dedicato alla mia TBR di aprile, cioè vi mostrerò tutti i libri che ho intenzione di leggere ad aprile. Il primo libro che leggerò per il mese di aprile, anzi rileggerò nel mese di aprile, è Fahrenheit 451 di Bradbury, perché è stato scelto come lettura del mese di aprile dal Club del Libro di Napoli. Giù nell'info box vi lascio casomai il link diretto al gruppo Facebook del Club del Libro, così che se siete napoletani, se siete campani e volete partecipare al Club del Libro, vi accoglieremo a braccia aperte. Se per caso vi piacciono le ambientazioni distopiche nelle quali i libri vengono bruciati o banditi, oltre Fahrenheit vi posso consigliare uno dei libri del grande amore della mia vita, che come ben sapete è Philip Dick, e in questo caso vi consiglio Redenzione Morale perché all'interno del libro il protagonista va alla ricerca di alcuni degli ultimi libri sopravvissuti sulla Terra dopo un disastro nucleare che ha spazzato via gran parte della civiltà. E visto che io evidentemente devo fare televisione perché attraverso questo libro vi mostrerò anche il prossimo libro che leggerò ad aprile, ovvero un altro di Philip Dick. Come forse sapete o forse avrete immaginato, io cerco di leggere un libro di Philip Dick al mese perché ne ha scritti quasi 42, quindi per leggerli tutti ci vuole una bella costanza. Nel mese di aprile cercherò di leggere Scorrete lacrime, disse il poliziotto. Sempre parlando di Philip Dick, perché nella mia vita tre sono le grandi costanti. Uno, l'amore per il cibo, l'amore per Philip Dick e il fatto che non terminerò mai nella vita l'università. Uno dei libri che voglio leggere ad aprile è Io sono vivo, voi siete morti di Emmanuel Carrère. Sarebbe la biografia di Philip Dick scritta da Carrère, però questo libro è molto in forse perché essendo piuttosto grandicello è già avendo Scorrete lacrime, disse il poliziotto, di abbastanza cicciotto, non so se riuscirò a leggerlo. In questo periodo, non avendo tanto tempo, come vi ho detto prima, sto cercando di leggere e di smaltire tutti quei libri che sono piccini, così che non devo stare su un unico libro per tanto tanto tempo. Ah, a proposito, io sono vivo, voi siete morti, voi lo sapete, no? Perché mi seguite su Instagram. Mi sono fatta un tatuaggio che dice proprio la stessa frase, proprio perché l'ossessione per Philip Dick non mi abbandonerà mai. Parlando di libri piccini e di smaltimento di libri piccini, voglio leggere due libri che ho acquistato alla Fiera di Roma, Più libri più liberi, che si è tenuta a dicembre e io ancora devo smaltire tutti gli acquisti che ho fatto a quella fiera. E meno male che sono andata solo un giorno. Un libro che voglio leggere è edito da Black Coffee ed è Lions, che mi ha subito catturata per via della copertina fantastica, e anche altre cosine di Black Coffee mi intrigavano particolarmente. Quindi quando andrò a Torino a maggio, perché sì, andrò a Torino dal 10 al 14, magari se qualcuno c'è fatemelo sapere così magari ci incontriamo, quando andrò a Torino appunto
probabilmente prenderò altro di Black Coffee. Un altro libro che ho preso sempre a Roma, alla fiera, è Figlie di Brooklyn, edizioni Clichy. E questo non so bene di cosa tratta perché questo è stato un acquisto molto impulsivo. Quindi magari se lo avete letto, fatemi sapere giù nei commenti così che mi date il là per leggerlo. Magari sarà una delle prime letture che farò questo mese. L'ultimo libro che voglio leggere ad aprile, ma so che sarà molto molto in forse dopo tutti gli altri libri che vi ho mostrato, è American Dust, edito da Minimum Fax. Minimum Fax ha fatto queste nuove copertine con questa lineetta qua, che è, anche se una cosa semplice semplice, attira tantissimo. Volevo leggere American Dust sia perché ne ho sentito parlare bene, sia perché io leggo poco di letteratura americana, di narrativa americana. Vabbè, lasciamo stare Philip Dick che è a parte perché quello è un genio dell'universo, ma di letteratura americana leggo davvero poco e visto che voglio ampliare i miei orizzonti, ho voluto cominciare da questo. Magari se voi l'avete già letto, fatemi sapere cosa ne pensate e datemi qualche parere, qualche opinione. Bene ragazzi, i libri che voglio leggere ad aprile ve li ho mostrati. Adesso, a fine video, penso di essermi leggermente sopravvalutata perché con il poco tempo che ho a disposizione in questo periodo, non penso di riuscirli a leggere tutti ad aprile. Però mi sembrava un'idea interessante mostrarvi tutti i libri che volevo leggere ad aprile quando ho cominciato a preparare un po' l'attrezzatura per i video. Ho detto sì, sicuramente riuscirò a leggerli. Quando ve li ho mostrati ad uno ad uno, ho detto no, non ci riuscirò mai a leggere tutti questi libri ad aprile. Spero che la chiacchierata che abbiamo fatto sui libri che ho intenzione di leggere ad aprile vi sia piaciuta e che soprattutto vi abbia tenuto compagnia. Io smetto di parlare perché altrimenti vado come sempre a ruota libera e vi lascio un grande bacio, al prossimo video. Ciao ciao!